Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un rustico veramente molto molto buono. Sto parlando del rustico ai carciofi e ricotta. Ricetta molto semplice e facile da preparare, quindi iniziamo immediatamente. Come vedete ho già qui mondato e tagliato i carciofi che li ho resi a fettine, come vedete. Naturalmente questo è un passaggio che ho voluto evitare perché tutti quanti noi sappiamo pulire e quindi mondare i carciofi. Poi per chi non sapesse come fare, troverà il link sotto in descrizione. Per quanto riguarda gli ingredienti e le dosi li troverete durante il video e anche sotto in descrizione. Quindi non avete più il problema di trovare le dosi e gli ingredienti sul video, perché tanti di voi mi scrivono e mi dicono che non riescono a trovare le dosi. Detto questo, procediamo con la ricetta e quindi ci trasferiamo ai fornelli. Ho messo sulla fiamma una capiente padella o casseruola, come voi preferite. Aggiungo dell'olio, naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità del materiale, quindi dei carciofi che stiamo utilizzando. Un mezzo spicchietto d'aglio, io sinceramente mi piace tagliarlo a pezzettini, così, vedete? Così rimane più profumato. Però se voi non lo preferite potete metterlo intero e poi dopo toglierlo. Faccio rosolare e imbiondire, quindi non esageratamente, l'aglio, quindi profumare l'olio, e poi aggiungo i carciofi. Ah, dimenticavo, non l'ho detto prima, ma i carciofi sono stati messi in acqua e limone, quindi acqua acidula, questo serve per non farli annerire. Vedete come sono belli bianchi? Ok, fatto questo, aspettiamo qualche altro secondo e facciamo profumare bene bene l'olio. E a questo punto inserisco i carciofi. Li faccio sgocciolare ed ecco qua. Alzo la fiamma e faccio rosolare i carciofi, quindi li andiamo a insaporire. Li facciamo insaporire bene. Insaporiti i carciofi, sapete cosa facciamo adesso? Ci mettiamo un po' di sale. Dopodiché copriamo con il coperchio e lasciamo stufare i carciofi. Mi raccomando, sempre un po' di attenzione a non farli bruciare. Sono passati 10 minuti e i nostri carciofi si sono ammorbiditi. Spengo la fiamma e li lascio intiepidire. Intanto che i carciofi si intiepidiscono, prepariamo gli altri ingredienti. In una ciotola mettiamo le uova. Io in questo caso sto utilizzando 3 uova, ma sono di pezzatura piccola. Quindi se voi avete uova più grandi, quindi le medie oppure le grandi, penso che 2 vadano bene. Poi vi regolate voi di conseguenza, come faccio io. Quindi mettiamo le uova in una ciotola. Un pizzico di sale, un po' di pepe e inizio a sbattere. Alle uova aggiungiamo la ricotta e quindi la stemperiamo. Aggiungo anche il parmigiano. Continuo a mescolare. Ecco qui, il risultato è una buona crema. Adesso alla crema aggiungiamo i carciofi e mescoliamo tutto. Aggiungo il restante parmigiano. Una volta mescolato, lo metto un po' da parte.
Ho aperto un rotolo di pasta sfoglia già pronta. Non dobbiamo fare altro che inserirla così in una teglia. Questa teglia misura 30x25 cm. Questa è rettangolare, poi se voi l'avete tonda, userete una teglia tonda. Vedete com'è semplice? Non c'è bisogno di fare niente. Ecco qua. Sistemiamo bene. Con i rebbi di una forchetta andiamo a bucherellare un po' la base. E sempre sotto alla base metteremo delle fette di formaggio sottili. Vedete come sono carine? Queste sono delle fette di provola affumicata. Io le dispongo in questo modo. Ecco qua. E adesso non ci resta che versare all'interno il composto. Lo distribuiamo bene. Spolverizzo con un altro po' di parmigiano la superficie. Questo serve a fargli fare quella bellissima e buonissima crosticina, molto molto saporita. Io ci aggiungo un altro po' di pepe, a me piace, se a voi non piace non lo mettete. Andiamo ad arrotolare il bordo, ok? Quindi andiamo a chiudere. Fatto questo, non ci resta che infornare. Il forno chiama. Andiamo. Ed ecco qui, il rustico è uscito dal forno. L'ho infornato a 200 gradi per 25 minuti. Forno statico. E poi quando vedrete che la superficie si comincerà a dorare e il rustico è pronto. Come dico sempre, regolatevi di conseguenza con il proprio forno. E detto questo, lo facciamo intiepidire e poi dopo e dopo lo assaggiamo, no? Che ne pensi? Mi sei venuto a ingrassare. Lui ingrassa solo a guardare. Bellissima. Che bontà ragazzi. Vuoi un po'? Dopo. Amici carissimi, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento, perché per me lo è stato. E che lo dico a fare? È troppo buona. E a questo punto io vi saluto, vi do un abbraccio, un arrivederci, un grazie a tutti da Zia Franca. Alla prossima!